Questo è Beppe Carletti, questo è Giampaolo Lancellotti, poi c'è Augusto, Umberto Maggi e Amos. Questa è una delle foto più belle perché è anche molto grande. Che anno Questa era? è del 72, queste le abbiamo fatte a Milano prima di fare il disco, di entrare in sala d'incisione. Io poi tra l'altro ho fatto due o tre brani con loro, ho inciso Quanti anni ho? Vola e Eterno. Guarda, questa è molto bella anche. Questo è un discografico. Eravamo in un ristorante. Anche questa è molto carina. Qui Rami in autogrill. Dopo una piccola discussione. questa è una foto che ho fatto nel cortile d'Augusto, vedi, mi sono fatto seppellire sottoterra, vedi la faccia che esce, lui mi annaffia. Surrealismo degli anni 70. Surrealismo. Questa è molto bella, eravamo a Saint Vincent, a Aosta, al Festival Disco per l'Estate. Qui parte la carrellata, qui mi stava venendo a prendere Augusto, vedi, stavamo andando a suonare. Qui abitavo in via Paolo Ferrari, dove tu appunto prima mi ricordavi di essere venuto. Questo è Paolo Lancellotti, qui vedi gli occhi da beatnik che avevamo, vedi gli occhiali, se fosse stata a colori, questi erano rosa, sul rosa, li comprai a Riccione, proprio questi occhiali. Qui eravamo a tavola, c'è Augusto che dà una coltellata al disco d'oro, vedi? Qui eravamo a Riccione. Bello questo. Tandem, qui è del materiale da far sfogare tutti i modenesi. Ecco, questa è una foto che mi ha mandato l'anno scorso. Uscì con Panorama un CD con una compilation dei Nomadi. E allora io, incuriosito, così cercai l'indirizzo del fotografo e lo chiamai. Lui mi mandò come regalo questa foto molto grande, le altre sono un po' più piccoline. Vedi, qua eravamo appunto, vedi, io vagabondo era dodicesimo. Poi dopo qualche giorno, cioè la seconda sera, in semifinale arrivavamo secondi. Poi calammo, insomma, vinse un altro, non mi ricordo neanche chi. Anche questa è molto bella. Sempre qua, al disco per l'estate. Qui a Riccione mangiavamo gelateria, qui con Paolo, Paolo e Augusto, questi vabbè sono stralci di giornale. Ecco, questo qua è il CD che è uscito l'anno scorso, che è una compilation. Poi abbiamo sempre delle foto tratte dagli anni, questo è abbastanza a colori, questo è un tandem, eravamo a Riccione anche qua, questo è molto bello, e poi c'ho le riviste se vuoi vederle, vedi Augusto, eravamo a cavallo, tre, qui con i Nomadi, appunto un gruppo di Nomadi. Ecco, questo è un paio di pantaloni dipinto da Augusto, che me l'ha fatto per il mio compleanno. Qui eravamo cotti perché la sera prima eravamo stati su in piedi. Sempre il casino qua. Ecco, questa è una foto che avevo invece da qualche parte. E il reparto nomi, ecco, queste sono tutte quelle che ho, diciamo. Poi praticamente io a 15 anni conobbi Corrado Bacchelli, che fu produttore dei Nomadi, Alan Sorrenti, e qua siamo col primo gruppo che accompagnava la sua ragazza, la Christina Hansen, che era la sua fidanzata, cioè la sua fidanzata, e però cantava e fece la comparsa in un film di Fellini, Tre passi nel delirio. Allora lui aveva bisogno, cioè insomma ci conoscevamo perché appunto il Bar Italia era frequentato da questi personaggi, produttori e non.